Guzman, 2-1 Carpi. Un calcio di rigore che può cambiare la stagione. La vittoria del Carpi nello scontro diretto contro il Frosinone ha stravolto la situazione della lotta salvezza. Lorenzo Pasciuti e i suoi compagni ora ci credono. Rimanere in Serie A Team è possibile. Questa settimana, diciamo, molto importante per noi. Noi sappiamo che mancano 2 mesi, mancano 9 partite e ce la metteremo tutta per centrare questa salvezza. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare sereni e, diciamo, vedere giornata per giornata. Ora pensiamo a Verona, e cercare di far bene là e poi diciamo che le altre partite vengono dopo. Nel 2016 i biancorossi hanno cambiato passo, conquistando 15 dei 25 punti in classifica. Solo 3 sconfitte nell'anno solare e una striscia di 4 risultati utili consecutivi aperta. Ora nel mirino c'è l'Hellas Verona, ultimo. Una partita molto difficile perché loro non mollano niente, perché come si è visto a Firenze domenica, che sono riusciti a pareggiare contro una grandissima squadra, quindi siccome anche loro sanno che mancano 9 partite, anche loro comunque la matematica dice che non sono retrocessi, quindi ci proveranno anche loro a salvarsi. Nessuna tabella e pochissimi calcoli per il Carpi, solo la consapevolezza di potercela fare. Noi comunque pensiamo a noi stessi, comunque anche noi abbiamo avuto dei problemi all'inizio, poi dopo li abbiamo superati, quindi niente, ho detto, mancano questi 2 mesi e cerchiamo di dare il massimo. Nell'ultimo periodo qualcosa è cambiato, ora la squadra è più attenta in difesa e segna con maggior facilità. L'intera città sogna l'impresa. Siamo contenti che nelle ultime partite abbiamo subito pochi gol. Ce la siamo giocata comunque con molte squadre, diciamo, molto più forti di noi, tipo a Napoli, Firenze, abbiamo preso gol all'ultimo, quindi siamo contenti, diciamo, però mancano ancora queste 9 partite, quindi cercheremo di fare questo miracolo.